Allora, il nostro obiettivo è adesso, senza fare un granché di dimostrazioni, però facendo capire perché sostanzialmente funziona, è il cambiamento di variabile per integrare la situazione, è questa qui, lo descrivo in generale in Rn perché è più facile da memorizzare. Allora, voi avete questa situazione, avete un aperto A e poi avete e contenuto in A un insieme misurabile secondo piano. Poi avete gamma che è un'applicazione che va da Rn in Rn tra due pezzi di Rn, A e gamma di A, che è invertibile. Allora, quello che vogliamo in qualche modo giustificare noi è che l'integrale su gamma di E, allora supponiamo che anche gamma di E sia misurabile secondo il gamma J, in realtà in molti casi lo è automaticamente, però noi diciamo se lo vogliamo dimostrare facciamo fatica. Questi teoremi qua, questo teorema qua, per esempio, farlo per la misura di piano Jordan e l'integrale di Riemann non è più facile che farlo per l'integrale di Lebesgue. Però il problema è che fare l'integrale di Lebesgue ci vogliono comunque due mesi, cioè due mesi no, un mese per fare la misura di comunque. Allora noi vogliamo fare l'integrale su gamma di E di f di y di x, y sono n variabili, y1 e y2. Allora, quello che vogliamo giustificare è il fatto che questo integrale qui è uguale all'integrale esteso a d di f di gamma di x per il determinante dello jacobiano gamma calcolato in questo valore assoluto in effetti questa, se ci pensate un attimo, non è altro che una formula che generalizza quella di analisi 1, perché là cosa dovevate fare? Qua c'avete un integrale tra A e B, poi facevate gamma meno 1 di A e gamma meno 1 di B e poi qua ci mettevate gamma primo di x in dx. Però se ci mettevate diciamo quello che era più basso, quello che era più piccolo in basso, quello che era più grande in alto, e qua ci mettevate il valore assoluto, era la stessa cosa. Se vi ricordate si poteva scrivere anche così col valore assoluto. Qua devo, siccome gamma a meno 1, cioè la controimmagine di questo, cioè io, questo gamma, siamo in Rn, quindi non ha
degli estremi di integrazione, per esempio potrebbe essere un insieme, no? Dovrei avere E fatto così, sta dentro A, ok? E quindi non posso usare, sì, in certi casi ci possono essere estremi di integrazione, per esempio se abbiamo un rettangolo, un triangolo, la, gli estremi di integrazione si scrivono bene, ma in generale no. E quindi non c'ha senso usare, cercare di usare un altro tipo di forma, usiamo quella con il valore sviluppo. Ok? Quindi questo è quello che vogliamo giustificare. E vogliamo vedere però perché. Allora, cominciamo con un caso semplice. Allora, innanzitutto, se io scrivo integrale su gamma di E di 1 in dy, no? Questo chi è? È la misura n dimensionale di gamma di E. Allora questo deve essere uguale all'integrale su E del determinante del piano di gamma calcolato in x in valore assoluto. Questo è un caso particolare. Ok? Allora, per vedere che qua ci va esattamente lo jacobiano di gamma, del non lo jacobiano di gamma in valore assoluto, cominciamo a fare dei casi ancora più particolari. Cominciamo a mettere n uguale 2. Saluto. E cominciamo a prendere una trasformazione lineare, quindi y uguale a x. Ok? Allora, chi è lo jacobiano? Quindi questo è gamma di x. Chi è lo jacobiano di gamma? Non ci scrivo x perché vedremo che sarà costante. Chi è lo jacobiano di gamma secondo me in questo caso? A. Se, per esempio, se fate la prima y1 chi è? A11 x1 più a12 x2. Quando andate a fare la derivata rispetto a x1 viene a11, quando andate a fare la derivata rispetto a x2 viene a12, quindi viene la prima riga di A. La seconda componente è la seconda riga di A. Cioè lo jacobiano in applicazione lineare è la matrice A. Anche se qua ci mettessi invece di un'applicazione lineare questa applicazione affine a x più b, lo jacobiano sarebbe sempre A. In questo caso particolare lo jacobiano è costante, lo jacobiano è sempre l'approssimazione al primo ordine, no? Quella che è moltiplicata per x meno con 0 si deve dare. Ora, l'abbiamo visto con la differenziazione. Comunque in questo caso lo jacobiano è. Allora, andiamo a fare la matrice 2x2, no? Quindi A la scriviamo A, B, C, D. Allora, andiamo a vedere come funziona. Allora, supponiamo che sia 0 L cartesiano 0H, un rettangolo. Ok? Allora, E era 0L e 0H. Qua stiamo nelle variabili x1 e x2. Qua devo usare i numeri perché le lettere già le uso per indicare i due gruppi di variabili. Questo è E. Ora, com'è, chi è gamma di E? Gamma di E, allora, dobbiamo fare un'applicazione lineare, un'applicazione lineare, in questo caso è di R2 in R2, sicuramente
porta segmento in segmento. Quindi nel momento in cui vado a vedere l'immagine di questi quattro punti, allora nel momento in cui ho stabilito l'immagine di questi quattro punti, automaticamente poi collego e quello che viene in mezzo è l'immagine di E. Allora, quindi chi è gamma di 0? 0 significa che devo mettere qua 0, 0. Quando la moltiplica viene 0, 0. Quindi l'immagine dell'origine è l'origine. Io non ho messo, vedete, qua non ho messo nessun vettore della trazione. Quindi tutte le applicazioni lineari rispettano il fatto che l'applicazione va da R2 in R2 e l'immagine di 0 è l'origine. Poi andiamo a vedere A, cioè A, B, C, D, che moltiplica 0L. Quanto mi viene? Mi viene BL di L. Allora facciamo, vabbè, BL di L. Allora, diciamo che è questo punto qua, BL di L. Scusate, questo non è 0L, questo punto qua è L0. Quindi viene ALCL. Ok? Poi andiamo a fare sempre la stessa matrice ABCD applicata al punto 0H, che sarebbe questo punto qua. Questo è L0, questo è 0H. Quanto mi viene BH di A? Io per comodità rappresento tutto nel primo quadrante, quindi in questo caso tutti i numeri sono positivi, ma non è detto, possono venire benissimo via. Oh, è ovvio che quando vado a rappresentare, cioè quando vado a calcolare A per X con questo punto qua che è LH, questo che ricordiate è LH, Raga, faccio parte di una canzone così veloce per copyright. Sentiamo i ragazzi che guarderanno. Non supererete mai analisi 2. Allora, se lo vado ad applicare a quello, ovviamente mi viene BH più AL virgola DH più CL, che vuol dire, venendo la somma dei due, questo viene un parallelo grammo. Quindi quando vado ad applicare A al mio rettangolo iniziale mi viene un parallelogramma. Ok? Adesso io devo andare a calcolare l'area di questo parallelogramma. Allora, come si fa l'area di un parallelogramma? Ok? Posso fare in vari modi, cioè posso fare base per altezza, però devo calcolare l'altezza.
Per calcolare l'altezza, cosa devo fare? Devo togliere a questo vettore qua la proiezione lungo qua. Allora, voi avete il vettore è HBD. Come si fa la proiezione? Devo togliere il prodotto scalare con devo fare HBD scalare LAC. Ok, qua mi viene HL, lo posso portare fuori, e qua mi viene AB più CD. Ok? E questo però lo devo moltiplicare per quindi devo fare meno HLAB fratto la norma di L per la norma di AC al quadrato per L a C. Ok? Quindi cosa devo fare? Devo fare L che 4 se ne va e mi viene H per, e questo fa 4 più C4, qua mi viene, devo fare allora, meglio lo facciamo a parte, se no allora devo fare HB per A4 più B4, sto calcolando da A4 più C4, sto calcolando la prima componente, meno HB A4 più C4, portato sopra la prima componente è qua, sto H4B meno A4B, H sta già nel mezzo, quindi viene H B C quadro. Ok? Quindi qua viene BC quadro. E poi la seconda componente viene H per D per A4 più C quadro meno, qua viene C quadro D, quindi viene H A quadro D. Ok? Viene A quadro D. E tutto quanto fratto A quadro D. Per AC. Per già sta calcolando C quadro D, viene così. Ok, adesso che devo fare? Questo tra l'altro deve essere un vettore ortogonale ad
AL. Allora, questa è la proiezione. No? No. Questa deve essere la proiezione. Perché? Allora, questo qua dovrebbe essere ortogonale da L e CL, però se vado a fare il prodotto scalare non mi viene 0, qualche cosa ho sbagliato, vediamo un po' dove ho sbagliato. La base comunque era lunga, la base era lunga L per la radice di A4C4, la base qua. Adesso quanto è lunga l'altezza? L'altezza, allora facciamolo prima. Mettiamoci uno che facciamo prima, quello che mette troppe lì. Allora, tanto se ci metto 0,1 cartesiano 0,1, poi cominciamo a mettere A, B, 0, D. Ok? Ok? Quindi metto C uguale a 0. C'è un caso particolare. Allora, questo era E e questo è A. Allora, chi mi viene l'immagine? L'immagine viene, qua mi viene l'origine. Poi, se metto 1, 0, mi viene A per 1, 0, mi fa A, 0. Quindi qua mi viene A. Poi se ci metto invece A per 0,1 mi fa B, D. Quindi vedete che mi viene. Ok? Se ci metto 1,1 mi viene A più B, D. Cioè mi viene esattamente il parallelogramma come prima. Soltanto che questo parallelogramma, grazie al fatto che questo è 0, mi è venuto con due lati orizzontali. Ok? Allora, qual è l'area di questo parallelogramma? In questo caso è facile, perché è esattamente A per D, perché la base è rimasta sempre A e l'altezza è rimasta sempre D. Che però vedete è esattamente l'area di partenza, M2D che faceva 1, per i determinanti di questo, di questa matrice qua, che è A per B. Ora, attenzione, se uno di questi due numeri era negativo, allora, se qua ci metto L e qua ci metto H non cambia niente, se ci metto L sto moltiplicando tutto per L qua, se ci metto H sto moltiplicando tutto per H là, quindi non cambia niente.
Quindi il rapporto tra le due aree rimane lo stesso anche nel caso che questo sia un rettangolo e non sia il quadrato o il quadrato di là. Se però, perché ci vuole il valore assoluto? Perché se uno di questi due numeri era negativo, per esempio b era negativo, cosa succedeva? Semplicemente il parallelogramma stava riflesso di sotto, quindi d era negativo, il parallelogramma veniva così, però l'area è sempre positiva, no? Quindi in quel caso bisognava, determinante a per d era negativo, ma bisognava considerarne il valore assoluto. Ok, ma allora dice, perché se tu ci metti una matrice in generale, se ci metti una matrice, se io prendo, se A fosse stata fatta così, A0 C D, allora a questo punto il parallelogramma sarebbe cambiato A per 1 0 faceva AC, A per 0 1 faceva 0 D, qua mi veniva AC 0 D, e il parallelogramma però veniva sempre di area A per C, perché stavolta la base è C e l'altezza è A. Questo è sempre il principio di Bonaventura Cavalieri, in quel prima scorreva in senso orizzontale, a parte le dilatazioni scorreva in senso orizzontale, stavolta scorre in senso orizzontale. Allora, come posso fare per dimostrarlo per una matrice 2x2 in generale, senza supporre che sia 0 sopra o sotto? Beh, una matrice 2x2 in generale la posso sempre scrivere come il prodotto di una matrice triangolare inferiore per una matrice triangolare superiore. Cioè, applicando due volte il teorema precedente, posso ottenere il risultato. Quindi, allora, questo risultato è vero per le applicazioni lineari di R2 e R2, almeno per le misure, quindi nel caso particolare delle misure. Ma è vero anche da Rn in Rn? Sì. Però per farlo vedere da Rn in Rn, cosa si deve fare? Allora, un modo è quello, per esempio, di andare a fare una trasformazione che lineare, andarla a vedere come composizione di trasformazioni lineari più semplici che, diciamo, ci diano la trasformazione lineare su una coordinata alla volta, cioè per esempio le prime n le lasciano stare, l'ultima la mettono come combinazione lineare delle prime n. Anche lì, così come abbiamo fatto i risultati di algebra lineare a suo tempo, si può vedere che per le trasformazioni semplici il risultato vale, diciamo, andando a comporre applicazioni semplici otteniamo qualunque applicazione lineare, e quindi per le applicazioni lineari vale anche da Rn ad Rn. Quindi vale questo. Però qui abbiamo due forti limitazioni. Primo, che l'applicazione è lineare, quindi ha lo jacobiano che è costante. E secondo, non c'è la funzione. Allora, il fatto che non ci sia la funzione non è di grande problema. Cioè, una volta che l'hai fatto per le misure, lo puoi fare per le funzioni costanti, che una funzione costante non è altro che la misura moltiplicata dalla costante. Una volta l'hai fatto per una funzione costante, lo puoi fare per una funzione costante, funzione a scalini, no? Perché una funzione a scalini non fa altro che essere costante su degli intervalli, su ogni intervallo ragioni separatamente e poi alla fine ti fai le sue. Una volta che l'hai fatto sulla funzione a scalini, lo fai per qualunque funzione approssimata dal basso e dall'alto. Naturalmente dirle una cosa, farle un'altra, però si fa.
Più problematico è il discorso che gamma, nel nostro caso particolare, è un'applicazione lineare, quindi che aveva l'orio compianto. Se gamma è un'applicazione in generale di classe C1, un diffeomorfismo, cioè si parla di diffeomorfismo perché gamma porta A in gamma di A e gamma meno 1 porta gamma di A in A, e vogliamo che tutte e due siano di classe C1, perciò si chiama diffeomorfismo, perché essendo C1 sono tutte e due differenziabili. Vale lo stesso? Certo che vale lo stesso, però per far vedere che vale lo stesso bisogna approssimare localmente questa applicazione da Rn in Rn con l'applicazione lineare. Affini, per meglio. Si può fare? Si può fare. Poi bisogna scrivere il risultato per l'approssimazione, che è un'applicazione affine. Poi bisogna mettere tutte le cose insieme, andare a valutare il resto, e insomma alla fine si fa. Però è un teorema piuttosto lungo e complicato. Se uno lo va anche diciamo, per esempio nel caso dell'integrazione secondo Lebesgue, è un teorema che in due ore non si riuscirà a finire. L'ho dimostrato fino a una decina d'anni fa, poi un po' la riduzione delle ore, un po' il resto, da un certo punto in poi non l'ho, diciamo, però ci sta, sul libro ci sta, non è una cosa complicatissima. Ok, quindi il concetto è che perché appare questo valore assoluto del determinante dello Jacobiano, questo valore assoluto del determinante dello Jacobiano appare perché se ho un'applicazione A lineare, questo numero è esattamente il rapporto tra l'area di gamma di un insieme E e l'area D. È quel rapporto costante. Ok? Il rapporto giustamente deve essere positivo, quindi ci vuole valore assoluto. Se invece l'applicazione non è lineare, localmente si comporta come un'applicazione lineare, quindi localmente ci dobbiamo mettere vicino al punto X, ci dobbiamo mettere il valore assoluto del determinante del valore compiano di gamma calcolato in X. E poi ovviamente se qua invece di 1 c'era la funzione f di y, qua cosa ci va? Ci va la funzione f calcolata di gamma. Perché? Semplicemente perché, come il teorema poi valeva per le funzioni, per la funzione 1, che era la funzione che ci dava integrale, ci dava l'area, la misura era dimensionale, vale per le funzioni a scalino. Se vale per le funzioni a scalino, in realtà vale per tutte le funzioni approssimando dal basso e dall'alto. Ok? Quindi alla fine, mettendo insieme tutta una serie di risultati, si ottiene questo risultato. Ora, questo risultato qua ci interessa in particolare per alcuni cambiamenti di coordinate che sono più frequenti. Allora, il più frequente di tutti già l'avete visto, è quello in coordinate polari. Quindi quando noi passiamo dalle coordinate cartesiane alle coordinate polari, lo possiamo fare, attenzione che cambia la descrizione dell'insieme, no? Cambia la descrizione dell'insieme, e però dopo che ho cambiato la descrizione dell'insieme ci devo andare a moltiplicare per errore. Andiamo a fare un esercizio giusto per... Vabbè, ci mancano 5 minuti però.
c'è stata così un'interruzione, quindi recuperiamo due minuti. Andiamo a fare, per esempio, al centro nel punto 1, 0 ed è di raggio 1, quindi questo insieme lo chiamiamo T. E andiamo a integrare su T per esempio andiamo a integrare adesso io là vabbè qua dovrei fare una valutazione per vedere se l'integrale vabbè, prendiamo la funzione x in dx dy, ok? Allora l'importante è impostare l'integrale, poi vediamo se si può fare, si può fare, se no. Ora, io questo qua lo voglio portare in coordinate polari. Allora, portare in coordinate polari significa integrare interrogante te. Poi vedo se mi conviene integrare prima in ρ o prima in t. Mi converrà integrare prima in ρ e dopo in t. Vediamo. XY non è altro che x uguale a rho cos theta, y uguale a rho sin theta, quindi qua mi viene rho quadro cos theta sin theta. Poi ci va il determinante dello jacobiano. Il determinante dello jacobiano l'avevamo visto prima chi era? Chi era? Rho. E poi qua però devo determinare gli estremi di integrazione inter rho e inter theta. E questi da dove vengono? Vengono dalla descrizione di questi insiemi. Allora, questo insieme T era l'insieme delle xy tali che x meno 1 al quadrato più y quadro era minore o uguale di 1 e y era maggiore o uguale di 0. Questo è. Ok? Ora, se volete cambiare in coordinate polari, cosa dovete fare? Allora, guardate bene. La prima cosa che potete fare è un discorso anche aiutatevi, diciamo l'algebra e l'algebra e la geometria si devono aiutare l'uno l'altro. Allora, fino a che io trovo intersezione tra queste semi, allora quando io fisso theta, cosa sto facendo? Sto fissando la semiretta che parte dall'origine. Fino a che trovo intersezione con il mio insieme? Per quali valori di theta? 0 e pi greco mezzo. Oh, questo dovrebbe essere evidente, tra 0 e pi greco mezzo. Perché questo qua sta nel primo quadrante, qua parte tangente a questo l'asse verticale, quindi oltre 0 e pi greco mezzo non ci va. Il problema è chi è, diciamo, è in rho. In rho pure va da 0 perché parte sempre dall'origine e poi bisogna andare a considerare quest'altro punto. Allora, per andare a considerare quest'altro punto, io cosa devo andare a scrivere? Devo andare a intersecare la retta y uguale tangente di theta per x, che questa è la retta che devo andare a intersecare, perché questa fissato theta, questa retta è equazione y tangente di theta per x, con x quadro
x meno 1 al quadrato più y al quadro uguale 1. Questa retta, posso farlo anche con tutto il cerchio, perché tanto le intersezioni sono sempre queste due qua. Allora, quindi io posso scrivere x meno 1 al quadrato più x quadro tangente quadro teta uguale 1. Allora qua mi viene x quadro per tangente quadro teta più 1. Quanto fa? Fa 1 su cos quadro teta, poi viene meno 2x più 1 uguale 1. Togliete questo e trovate, vabbè, mettete in evidenza una x, o x uguale a 0 e infatti avete l'intersezione nell'origine, oppure avete x fratto cos quadro teta uguale 2. Quindi l'altra soluzione è x uguale 2 cos quadro teta. E y chi è? Y è uguale a tangente di teta per x. Tangente di teta per x, quindi è 2 cos teta sen teta o seno di 2 teta. Allora vediamo se funziona, vediamo se funziona. Uno fa il conto e poi controlla. Se teta è uguale a 0, il punto deve essere 2, 0. Allora cos quadro teta fa 1, questo viene 0, il punto viene 2, 0. Se teta è uguale a pi greco quarti, il punto deve essere 1, 1, perché è esattamente quello che sta in testa qua. Allora cos quadro teta fa un mezzo per 2 fa 1, cosen teta per sen teta fa un mezzo per 2 fa 1. Se invece teta è uguale a pi greco mezzi, il punto deve essere 0, 0. Cos quadro teta a pi greco mezzi fa 0, cosen teta, sen teta fa 0. Quindi effettivamente qua adesso questa è la x e questa è la y, però a noi cosa interessa? Non interessa né la x né la y. Noi abbiamo calcolato anche troppo. Cosa interessa? Interessa rho. Ok? Ma rho è facile da fare perché qua c'è un 2 cos teta in evidenza e poi cosa rimane? Cos teta sen teta. Ma quando vado a fare radice di x quadro più y quadro viene 2 cos teta. Cioè la lunghezza di questo viene 2 cos teta, qua viene 2, qua viene radical 2, qua viene 0, se lo fate per l'altro, quindi qua viene 2 cos teta. Ok? Allora a questo punto quell'integrale lì cosa mi viene? Mi viene l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di, qua c'era cos teta sen teta, per qua c'era rho cubo, l'integrale di rho cubo è rho alla quarta qua, valutato in 2 cos teta fa 16 coseno alla quarta di teta fratto 4, quindi fa 4 cos teta, e poi quello che viene lo devo integrare in teta. Sì, l'integrale è venuto fattibile, anche piuttosto facile, perché cosen teta per coseno alla quarta fa coseno alla quinta. Ponendo coseno di teta uguale t, questo diventa integrale tra 0 e 1 di 4 t alla quinta in dt, sarebbe integrale tra 1 e 0, ma dt è meno sen teta, quindi questo rimette le cose a posto. Qui qua viene 4 t alla sesta diviso 6 valutato tra 1 e 0, e questo integrale fa 4 sesti, cioè 4 sesti. Quindi se abbiamo fatto bene i conti,
questo integrale qua di partenza dovrebbe fare 2 terzi. Ok? Però attenzione, cioè queste sono due, sono cose diverse. Una cosa è, allora, ci sono difficoltà diverse. La prima difficoltà è cambiare la descrizione dell'insieme. Allora, il mio insieme che è descritto in questo modo, quando lo vado a scrivere in rho e teta, è l'insieme di teta che varia tra 0 e pi greco mezzo e rho che varia tra 0 e 2 lo stesso. Poi devo cambiare il, diciamo, devo sostituire al valore della funzione f di xy, devo sostituire a xy gamma di rho e teta in questo caso, e quindi mi viene questo. Poi ci devo mettere il determinante del primo piano e poi devo fare l'integrale. Naturalmente è sempre possibile fare un errore in uno di questi passaggi, però poi uno controlla. Per esempio, come si potrebbe fare qua a controllare? Allora, la mia funzione diciamo che qua non è facilissimo controllare, però per esempio la funzione qua vale 1 se in gran parte di questo insieme è minore di 1, no? Perché devo fare x per y, uno delle due è abbastanza basso, però anche se la riesco a maggiorare, anche ammesso che fosse maggiorabile con 1, cosa che non è ovvia, comunque l'area di quello là, di quel semicerchio, è pi greco mezzi, quindi potrei solo dire che l'integrale è minore di pi greco mezzi, che è ben più grande di 2 terzi, però ci stanno ampie zone dove la funzione è vicina. Insomma, bisogna trovare un altro modo di fare l'integrale, bisogna trovare un altro modo di controllare, oppure bisogna essere sicuri dei passaggi che non ho fatto. Diciamo che se no, quello che possiamo dire è una cosa tautologica, cioè che se non abbiamo fatto errore. Comunque, insomma, il metodo è questo qua. Poi lunedì completiamo, certamente non possiamo, visto la ristrettezza di tempo, non possiamo fare né una teoria completa né una vastissima gamma di esercizi, però ci arrangiamo un po'.